Abbiamo deciso di tenere, intanto pigiate il connettore perché non prende molto, di tenere una serata di condivisione. E sì. Per dare la possibilità a quanti sono da casa, ma anche qui, di fare domande, perché quotidianamente mi arrivano tra Messenger, WhatsApp, tutto, tanti messaggi di richieste, di domande, di chiarimenti sulla scrittura, ma anche con domande pratiche. Chiaramente lavorando e avendo anche altre cose da fare, io spesso non riesco a rispondere ai messaggi, anche perché ci vuole molto tempo e non mi piace fare differenze. Allora avevo messo un post su Facebook dicendo che non riesco purtroppo a soddisfare le domande. Allora abbiamo deciso, ogni 5 tappe di questo discepolato, di tenere una serata libera, perché anche da casa avevano fatto la domanda, alcune domande, ad esempio: perché la mettini è qui? Una domanda. Perché Halloween? A proposito, mentre intanto aspettiamo che voi facciate domande, le scriviate nei commenti. A proposito della Mettini, stasera è Halloween. E seriamente, un fratello della comunità mi ha mandato un messaggio ieri dove mi ha chiesto cosa ne pensassi riguardo al fatto che ad esempio i bambini o anche gli adulti festeggino Halloween senza crederci. Tutti sappiamo che Halloween è, nella sua essenza più profonda, la festa più importante dell'occultismo mondiale. È una notte dedicata all'adorazione del principe delle tenebre e che viene fatta passare come un gioco. E dunque, io non sono, tendo a non essere una persona che rincorre i mostri o che fa la caccia alle streghe, però negare la radice occulta di Halloween chiaramente è inutile. Cosa penso? La cosa che mi preoccupa di più di Halloween non è il fatto che le persone più o meno consapevolmente festeggino quella che, o comunque partecipino in qualche modo, mettendo anche sul corpo delle... Io parlo di credenti adesso, ok? Il mondo non sta a noi giudicarlo, nemmeno Dio lo giudica, quindi. Ma chiaramente il fatto che i credenti mettano delle immagini di morte, no? Anche se per scherzo, è evitabile, ma non è quello il punto. Io credo che quello che è pericoloso, e che secondo me è pericoloso, è il fatto che Halloween fa passare un messaggio di male innocuo. La cosa che mi preoccupa, e che poi in realtà è il fine per cui questa festa si è diffusa prima nei paesi anglosassoni e poi è arrivata, perché noi siamo buoni a prendere tutte le porcherie che vengono da fuori, è il fatto che Halloween fa passare il messaggio di quello che qualcuno ha definito il fuoco che non brucia. Cioè, non c'è niente di male. Prendere il male e renderlo uno scherzo. Prendere le tenebre e renderle un gioco. E questo, io lavoro soprattutto con i ragazzi, riesce a imprimere, soprattutto nei giovani, una mentalità che il male non fa male. Che il male può essere innocuo, può essere un gioco. E questo è il messaggio più pericoloso, secondo me, di Halloween. Perché fa passare nella mentalità delle persone il fatto che il male può essere, fra virgolette, esorcizzato attraverso lo scherzo. Quando invece... esiste, oggi purtroppo in questa corrente universalista che si sta diffondendo anche nella Chiesa evangelica, il male è diventato qualcosa di impersonale, è diventato qualcosa di concetto, quando invece la scrittura, ma anche l'esperienza, soprattutto nell'ambito della liberazione, ma prima di tutto le parole di Gesù, parlano di Satana come un essere personale. La Bibbia lo descrive piuttosto bene in alcuni capitoli di Isaia, ma soprattutto in Ezechiele capitolo 28, e poi chiaramente Gesù lo ha messo in luce chiaramente, perché quando accendi la luce gli scarafaggi si vedono meglio. Esistono le potenze dell'occulto, ma tra l'altro terremo un ritiro,
una conferenza sulla liberazione, dove affronteremo anche i temi della demonologia, della liberazione, delle dinamiche connesse con la liberazione. Per questo vi invito a partecipare, anche se ci sono ministri che stanno seguendo, è importante perché pochissimi in Italia si dedicano alla liberazione e le persone hanno veramente bisogno di essere liberate. Spesso da legami occulti, da legami esoterici, da legami di ferite. E quindi è un ambito che è stato un terzo del ministero di Gesù e che va approfondito. Quindi io... questo è quello che mi preoccupa di più, il fatto che Halloween fa passare il messaggio del male innocuo. Perché parlando con i ragazzi, io parlo spesso anche la mattina, dialoghiamo con i ragazzi, passa il messaggio che in fondo che male c'è nel male. E questo è un messaggio pericoloso. Perché purtroppo il nostro dovere di genitori, parlo soprattutto ai genitori, non voglio demonizzare i genitori che permettono ai figli di guardare, di festeggiare Halloween, non è quello il punto. Ma noi dovremmo educare i nostri figli senza imprimere loro la mentalità del male, perché si può insinuare il male anche diventando oppressivi. E questo è l'altro pericolo. Quindi attraverso una sapienza che noi dobbiamo chiedere a Dio, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutare i ragazzi a capire che il male non è un gioco, ma allo stesso tempo non demonizzarlo eccessivamente, perché ricordate che molti dei personaggi che si sono avvicinati alle sette degli illuminati, ma anche del satanismo, soprattutto negli Stati Uniti, vengono da famiglie dove il padre era un pastore. Perché quando tu metti un giogo sui figli, i figli appena possono, prendono il giogo, non posso dire cosa ci fanno perché siamo in diretta, e qui c'è mio figlio minorenne, ma poi vanno dalla parte opposta. Quindi dobbiamo stare attenti a non essere troppo pressanti, non essere troppo proibitivi, perché rischiamo di scatenare l'effetto opposto, ma non dobbiamo nemmeno far passare che in fondo che male c'è in tutto, soprattutto nel male. Quindi occorre veramente chiedere a Dio su questo sapienza, saggezza, per riuscire a educare i nostri figli, ma non solo, ma anche le giovani generazioni, in qualunque ambito siamo, sia nel lavoro, che nell'educazione, che nelle scuole, che nelle amicizie, a avere un rapporto equilibrato con la vita. Questo è il mio punto di vista per rispondere. C'è un fratello che chiede, un fratello che oltretutto saluto tanto, Matteo, ci siamo conosciuti qualche anno fa, credo 4 anni fa, andai a predicare a Cerignola, mi pare, in Puglia, e ci ha accolto, abbiamo passato un tempo straordinario con lui. Dice: fratello Walter, siamo nell'era dove il male passa come il bene? Dove in un tuo insegnamento del ritorno del Signore ne parli? Sì, nel libro di Isaia, mi pare sia il capitolo 5, ma non sono sicuro, mi pare. Isaia dice: guai a quelli che chiamano il male bene e trasformano la luce in tenebra. E noi siamo nei tempi in cui il male viene chiamato bene e il bene viene chiamato male. Io credo che essere un credente non voglia dire tanto millantare una perfezione morale, che purtroppo oggi spesso molti millantano, ma avere il coraggio anche per se stessi di chiamare il male male, bene bene, cioè di avere un discernimento lucido. Tra l'altro la lettera agli ebrei dice che i credenti maturi dovrebbero avere le facoltà spirituali sviluppate e allenate per discernere il male dal bene, quindi da destra e dalla sinistra. E questo dovrebbe essere il sinonimo di una crescita nello spirito, il fatto di riuscire a distinguere quello che è male e quello che è bene. Ma ripeto, nell'educazione, soprattutto delle giovani generazioni, ma anche all'interno delle comunità, dobbiamo stare attenti a non avere il problema opposto, cioè di mettere troppo l'accento sul male, perché quello che tu semini alla fine è quello che raccogli. Quindi dovremmo riuscire a fissare i nostri occhi. La Bibbia dice: fissando i vostri occhi su colui, su Gesù, che crea la fede e la rende perfetta, quindi non sul diavolo, ma fissandolo su Gesù. Ma è anche vero che mettere la testa come gli struzzi sotto la sabbia, ignorare che esiste un mondo spirituale in cui esistono anche le forze delle tenebre, è ignorare il problema, che non aiuta a risolvere il problema, anzi rischia di esporci in maniera più diretta. Credo che quello che serva sia una saggezza che viene da Dio, di riuscire a far passare questo messaggio senza diventare oppressivi e senza diventare religiosi. Questo è quello che io credo. Quindi se avete domande fatele, nel frattempo se partiamo da qui, se ci sono domande. Sì, ok, scusate, non l'ho visto. Gentile pastore, non ho ricevuto il dono di pregare in lingue, posso pregare? Benissimo.
Allora, noi abbiamo tenuto 2 volte fa, mi pare, un incontro sul battesimo nello Spirito Santo. Adesso Anna Rita pregheremo con te, ok? Perché tu possa parlare in lingue. Ma è importante aiutare le persone a, non voglio dire a ricevere il battesimo nello Spirito Santo, perché il battesimo nello Spirito Santo è un dono che è gratuito e che Gesù dà. Gesù battezza nello Spirito Santo. Aiutare le persone, ci possono essere dei blocchi che bloccano la persona dal pregare in altre lingue, principalmente sono blocchi mentali, perché pregare in lingue è gettarsi in un ambito, fra virgolette, irrazionale, è pregare con lo Spirito, ok? E quindi magari le persone hanno il dono perché Gesù le ha battezzate nello Spirito Santo, ma non riescono a fare il passo del cosiddetto rompere il muro del suono, cioè sentire con le proprie orecchie. Ora, ci sono, io credo che Dio, no, anzi sono sicuro che Dio tratta con le persone in maniera differente. Io ho avuto un battesimo nello Spirito Santo traumatico, una botta allucinante, ma conosco persone che hanno ricevuto un battesimo nello Spirito Santo, tra virgolette soft, ma si muovono nella potenza di Dio in un modo straordinario, quindi alla fine non è il tipo di manifestazione. Come quando preghi per le persone, alcune cadono, alcune no, ma non è che Dio benedice quelli che cadono e quelli che restano in piedi, tranne la Mettini. E quelli che restano in piedi hanno avuto meno benedizione. Quanto di paradosso Semplicemente, questo credo. Dio è molto rispettoso di noi e quindi tratta con noi in maniera differente, così come chi ha più figli tratta con i figli in maniera differente. Io adesso preghiamo qualche minuto con te, Anna Rita, ci sta seguendo. Chiudi semplicemente i tuoi occhi lì dove sei. Noi preghiamo adesso, ci uniamo con te, chiediamo a Gesù di battezzarti nello Spirito Santo, ma fai tu questa preghiera a Lui, ok? Lì nella tua stanza dove sei, semplicemente ad alta voce di Signore, grazie perché mi hai garantito il battesimo nello Spirito Santo e questa sera io lo ricevo. Nel nome di Gesù. Apri semplicemente le mani come se tu ricevessi una cascata d'acqua, in segno di apertura, è solo un segno di apertura che tu fai. E questa sera noi stendiamo le nostre mani su di te, Anna Rita, nel nome di Gesù. Dichiariamo che lì dove tu sei, Gesù stesso ti battezza con lo Spirito Santo e tu puoi iniziare a parlare in altre lingue. Adesso noi cominceremo a parlare in lingue. Io ti invito ad aprire le tue labbra. Perché nel giorno della Pentecoste è scritto che loro cominciarono a parlare in altre lingue, non fu lo Spirito Santo che cominciò a parlare, loro cominciarono. Quindi tu segui semplicemente noi e fai uscire dei suoni che ti nascono dal cuore. Ti accorgerai che più lo usi e più questo dono le parole aumenteranno, si arricchiranno. Ok? Nel nome di Gesù, apri le labbra e comincia insieme a noi a pregare in lingue. Toshe kalabarasiloaramakanashaki. Yo kaldolaki beshakala tori mene korasaya o la shala bakana masia waki telagona manasaya roli bekadaya. Nel nome di Gesù, Signore, dal profondo del suo cuore adesso fiumi d'acqua viva escano attraverso la sua bocca. Te yo lo sabala kanashevorasia yol kidala kanashambala kadasaya. Oia carabassatolaca, apri le labbra e segui noi, comincia a parlare. Non devi preoccuparti di quello che dici, devi farlo uscire semplicemente. Toala carascebalacadassia, orribala canasciantà colossadia la chedebessaia, orual calima canasciai il colaba canamassataia, olaba calabassantà calabassaia. O Ramala Kalabaga da Bascele, vele Kalabaka da Bassai. Abbiamo fede che l'hai ricevuto e usalo il più possibile, ok? C'è una domanda molto interessante di Luigi, che saluto, un fratello, sta un po' lontano da noi, ma ci viene a trovare spesso, che chiede questo: può il parlare in lingue non essere da Dio? Per cui è necessario sottoporlo a verifica. Luigi, io ti ringrazio. Sì. Ci dica. Ah, pensavo tu avessi detto quello. No, capivo capito io. Ti ringrazio di questa domanda, di averla fatta, perché è un punto importante. In alcune comunità carismatiche, ma anche pentecostali, c'è questo.
Il pastore è una sorta di detective, voi ci ridete, ma serio, l'ho visto fare precisamente, cioè direttamente, e va dalle persone per cui si è pregato per il battesimo dello Spirito, non si capisce secondo quali criteri, a cercare di discernere se queste lingue sono originali o no. Io voglio partire da una promessa, da una premessa biblica su questo e mi rifaccio direttamente alla massima autorità che è la parola di Dio fatta carne, cioè Gesù di Nazareth. Gesù un giorno ha insegnato sullo Spirito Santo e ha detto: quale padre tra di voi, se un figlio gli chiede del pane, darà una pietra? O se chiede un uovo, darà uno scorpione? Se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quello che Gesù sta chiedendo è che sta dicendo è che se un figlio viene da te, Luigi, tuo figlio o tua figlia, ti chiede un pezzo di pane, tu non gli dai una pietra, o se ti chiede un uovo, non gli dai uno scorpione. Ora, lo scorpione è uno dei simboli di Satana nella Bibbia. Serpente e scorpione, vi ho dato il potere di camminare su serpente e scorpione, poi dice: su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male. Quindi lo scorpione è uno dei simboli di Satana. Quello che Gesù sta dicendo è: se voi sapete dare cose buone ai vostri figli, perché il padre dovrebbe darvi una potenza demoniaca se voi gli chiedete lo Spirito Santo? Quindi, numero uno, se noi chiediamo al padre per mezzo di Gesù Cristo il dono dello Spirito Santo, il padre ci dona il dono dello Spirito Santo e non ci dà o non si intrufola uno scorpione o un demone. Però c'è una piccola premessa da fare. Ci sono dei rari casi, io credo di averne trovati 5-6 in 22 anni, in cui persone che vengono dall'occulto principalmente, che sono state coinvolte con l'occulto, con la magia, con lo spiritismo, quando si prega per il battesimo dello Spirito Santo, se ci sono degli spiriti maligni, principalmente spiriti medianici, ne parlerò nel ritiro che farò, ma principalmente spiriti medianici, questi spiriti si possono manifestare scimmiottando, tra virgolette, il dono del parlare in lingue. A me è capitato. Io sto parlando di qualcosa che può capitare nell'arco di un ministero 4, 5, 6 volte, ma sono delle eccezioni. Come si discerne? Normalmente la persona, quando si manifesta una falsa lingua, cioè c'è uno spirito medianico che sta parlando in false lingue, la persona inizia in maniera compulsiva a parlare in lingue senza poterla dominare. Non riesce a fermarsi. È come una sorta di trance, è come di qualcosa che diventa automatico, che esula dalla libertà della persona di iniziare e smettere. Quando le persone pregano in lingue, al di là dell'emozione iniziale che può esserci il giorno del battesimo dello Spirito, normalmente manifestano, potete guardare se si è arrivato qualcuno, manifestano pace, perché lo Spirito Santo è uno spirito di pace. Quando le persone cominciano a e cominciano a tremare e non riescono a tenerlo, è difficile che sia lo Spirito Santo, perché vorrei che prendeste la vostra Bibbia su questo un attimo. Veloce, poi passo alle altre domande, ma questo è interessante perché su questo c'è una confusione terribile anche nelle comunità. C'è qualcuno che si diverte, che voleva le dolcette. Oppure non trovavano la Mettini con la scopa e sono venuti a cercarla qui. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, al verso... No, ora ve lo dico. Al verso 32 è scritto così. A te, parla della profezia.
Ma parla in generale di tutti i doni che sono connessi con il parlare, parlare in lingue, interpretare le lingue, profetizzare. Dice, gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. In alcune comunità si insegna che quindi i profeti devono essere sottomessi a altre autorità. No, sta dicendo gli spiriti, ma basterebbe leggere l'italiano, non voglio dire nemmeno il greco, saper leggere l'italiano. Non dice che i profeti devono stare sottomessi ai profeti. Dice che gli spiriti dei profeti devono stare sottomessi ai profeti. Cioè, No. lo spirito della profezia deve essere sottomesso a me, se è originale. Io posso decidere di non dire una profezia, ad esempio se il pastore sta predicando, perché lo interrompo. Se il dono è da Dio, lo posso tenere, quando c'è un momento, do la profezia. Perché gli spiriti, infatti, dopo dice, Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Non dice di ordine. Dice di pace, perché a Pentecoste tanto ordine non c'era, è successo un macello lì dentro, come a volte quando entra lo Spirito Santo succede un macello. Ah, ma Dio è un Dio di ordine, non c'è scritto nella Bibbia, c'è scritto un Dio di pace. Quello che Paolo sta dicendo è che le manifestazioni dello Spirito devono essere sottomesse alla volontà della persona, perché Dio non violenta mai. Dio chiede, ma non ci obbliga a fare cose che non fanno sì che noi non ne siamo in controllo. Se è lo Spirito Santo, noi ne siamo in controllo. Quando le persone dicono ho dovuto dirla la profezia, non ho potuto non dirla, o ha detto una bugia, perché voleva essere al centro dell'attenzione, o quello non è un vero spirito di profezia. Mentre i falsi spiriti violentano la persona, perché Satana non è rispettoso della persona, mentre lo Spirito Santo è un galantuomo, e sono compulsivi. La persona non è in possesso delle proprie facoltà. Infatti i medium vanno in trance, perdono la facoltà della lucidità. Questo con lo Spirito Santo non succede mai. Il cadere a terra non è andare in trance, perché la persona rimane perfettamente lucida e cosciente. E quindi le false lingue inoltre sono cacofoniche, cioè hanno un suono terribile. Non le puoi sentire, danno fastidio, è come qualcosa che ti gratta dentro e tu senti, ecco perché io dico che bisogna pregare per il discernimento degli spiriti. Si discerne che quella lingua non è da Dio. Normalmente in quel caso lì va affrontato lo spirito. A me è capitato una sorella, cominciò a manifestare, tutto, alleluia, alleluia, ma sentiva lontano un chilometro che quella povera donna era presa da un tormento. Cacciamo lo spirito, andato via lo spirito, ricevette il vero battesimo dello Spirito Santo e cominciò a parlare in lingue serenamente. Ma ripeto, questo non dà il diritto di andare a rompere le scatole ai credenti, fa sentire la tua lingua. Se non è. Questa è follia pura. Se si manifesta in una persona che viene dall'occultismo un problema, si affronta in quel momento lì e possibilmente si affronta da sola. Non si mette la persona alla berlina davanti a tutti a fare la figuretta, a umiliarla. Quindi, se c'è la possibilità, si dice, guarda, dopo preghiamo un attimo con te, calmati, poi. Però ripeto, non bisogna andare a fare discernimento sulle lingue, perché se chiediamo lo Spirito Santo, Dio non ci dà uno scorpione. Se si manifestano è perché già c'era uno spirito entrato per il coinvolgimento con l'occulto. Credo, spero di averti risposto. Ok. Fratello Walter, scusami se ti faccio tante domande, no, anzi, benvenute, Matteo. Ma mi è capitato di essere in comunità e durante l'adorazione una sorella, non so perché sempre lei, pregava in lingue dove poi non c'era l'interpretazione. Come mai? Grazie per la tua pazienza. Ok. Allora, quando si manifesta la profezia in lingue, si manifesta sempre il dono dell'interpretazione. Questo però non vuol dire che le persone lo sappiano riconoscere. Intanto bisogna vedere se questa persona sta parlando in lingue o sta profetizzando in lingue. Perché a volte, e questo è nella cura pastorale che si discerne, ci sono dei cari fratelli, delle care sorelle nelle comunità che vengono da situazioni di sofferenza. Persone che non sono mai state ascoltate, che in casa non hanno contato niente, magari il marito ha sempre detto sta zitta, non capisci nulla, pure quando erano piccole, sai, a volte l'ignoranza, no, delle persone, tu non sai parlare. Quando arrivano in comunità, finalmente trovano un ambito dove c'è qualcuno che li ascolta. Possono esprimersi, a volte ci possono essere degli atteggiamenti, non voglio dire per essere al centro dell'attenzione, ma è un bisogno di aiuto. Quindi cercare di discernere se è una vera profezia in lingua o no.
Come si riconosce? La profezia in lingue è un messaggio molto forte, molto incisivo, non molto lungo, dove le parole sono ben scandite. E normalmente quando finisce la profezia in lingue si crea un silenzio dopo, dove si attende l'interpretazione. Allora, bisogna aiutare nelle comunità, in quei momenti, a dire adesso non preghiamo, non cantiamo, adesso stiamo in silenzio. E dentro di voi, chi sente il senso, non la traduzione, ma il senso di quello che è stato detto in lingue, lo dica, sia la persona o se... Bisogna educare le persone. Non possiamo pretendere che l'esercizio dei carismi, dei doni, sia automatico. Si manifestano, ma bisogna aiutare le persone a profetizzare, a discernere i tempi, a interpretare le lingue e a incoraggiare le persone a lasciare, intanto a chiedere il dono della profezia in lingue, perché Paolo dice: voi che desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne, quindi cercateli, vanno chiesti, bisogna passare del tempo. Io lo faccio ogni volta che prego, non passa una volta che sto col Signore in cui non chiedo a Dio: Dio, usami nei doni dello Spirito, perché il regno di Dio non si manifesta solo con le parole, ma si manifesta anche con la potenza e i doni dello Spirito Santo. Quindi vanno chiesti, ringraziare Dio perché già ce li ha dati. Poi bisogna predisporci a lasciare, quando si sente un impulso a dire una frase in lingue, va detta. Quando finisce, ascoltare e chiedere l'interpretazione nella propria preghiera: Signore, dammi di poter interpretare, oppure dallo a qualcun altro e si interpreta. In quel caso bisogna capire se la persona veramente sta profetizzando in lingue o se sta pregando in lingue. Se sta pregando in lingue, magari da sola, non ha ben capito il momento, con molta delicatezza va aiutata in modo esortativo, cioè non rimproverata: tu stai sbagliando, stai dando fastidio. Di dire: guarda sorella, perché non provi, no, a usarlo in questo modo? Quindi incoraggiare sempre le persone a non a chiudersi, perché magari può essere l'ennesima volta che qualcuno dice: tieni chiusa la bocca, e non è il caso, perché è molto meglio, ricordati, che nella chiesa ci sia un momento di fastidio piuttosto che una persona si senta castrata un'altra volta. Le persone vanno aiutate, incoraggiate, disciplinate. Spero di averti risposto. Vito ci chiede: perché il Signore dice di adorare in spirito e verità, ripetendo sempre le stesse parole? Ok, non so se ti stai riferendo al pregare in lingue. Adorare in spirito e verità non è soltanto pregare in lingue. Adorare in spirito e verità, intanto c'è da fare una precisazione. Quando nella Bibbia si parla, nel Nuovo Testamento, quando nel Nuovo Testamento si parla di spirito, a volte non è sempre chiaro se ci si sta riferendo allo spirito dell'uomo o allo Spirito Santo. Perché in greco la parola to pneuma è un neutro, anche se finisce verà. Non distingue mai quando è lo Spirito Santo o quando è lo Spirito dell'uomo. Lo si capisce però dal contesto. Quando Gesù dice adorare in spirito, io credo che non si riferisca allo Spirito Santo, perché altrimenti direbbe adorare per mezzo dello Spirito. Dice adorare in spirito, cioè adorare attraverso il tuo spirito. Perché? Perché Dio è spirito, dice dopo, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Gesù sta dicendo che non puoi adorare Dio con l'anima. Non puoi contattare Dio con le emozioni, non puoi contattare Dio per quello che vedi, non puoi contattarlo con i sensi. Perché questo? Perché nel culto ebraico c'erano degli oggetti che aiutavano l'adorazione, l'arca del patto, ad esempio. Erano degli oggetti che aiutavano l'adorazione. E la cananea, scusate, la samaritana in quel momento stava parlando dell'adorazione, Gesù gli stava dicendo: non è questo il monte su cui adorare, che era il Garizim. È Gerusalemme, ma voi non dovete adorare un tempio o in un tempio, voi dovete adorare nel vostro tempio, che è il vostro corpo, cioè adorate Dio che è spirito, in spirito e verità. Perché ripetere le stesse parole? No, non dovremmo adorare, ripetere le stesse parole, perché Dio lo si può adorare in silenzio per mezzo del tuo spirito. Io a volte faccio fare l'esperienza, anche da noi o in altre comunità che ho visitato, di aiutare le persone a percepire il loro spirito nato di nuovo, semplicemente chiudendo gli occhi. Mettendoti davanti al Signore e adorandolo, sentirai dentro di te la parte più interna di te come se fosse viva, che è in comunione con Lui.
Quindi non è ripetere le stesse parole, anzi Gesù ha detto di non adorare ripetendo le stesse parole. Quando si adora nello spirito giubilando è una melodia molto dolce, ma in realtà è sempre parlare in lingue, ma è molto più dolce che parlare in lingue. Perché ripetere le stesse parole? Beh, a volte perché quando le lingue non sono molto esercitate, sono poche parole, come quando un bambino inizia a parlare. Un bambino inizia a parlare e dice quelle poche parole. Più però sviluppi il tuo parlare in lingue, ti accorgerai che nel tempo le lingue cambiano. Io ho visto cambiare circa una dozzina di lingue da quando sono battezzato. Ogni tanto cambia e dico, no, questa è nuova. O a volte mi sono accorto che alcune lingue sono nei momenti di intercessione, alcune escono nei momenti di adorazione. Se tu lo sviluppi questo dono, ti accorgerai che le parole cominciano a moltiplicarsi e ci sono molte lingue che tu hai a disposizione. Quindi non è un fatto di dire sempre le stesse parole. Adorare in spirito è contattare Dio con il nostro spirito, dove risiede la verità, e non attraverso i sensi. Spero di averti risposto. Pace Walter, come capisci la differenza tra una prova e un attacco? Questo è interessante. Sì. Io non credo che Dio metta alla prova le persone. Punto. Lo so che questo può far saltare qualcuno, però vorrei che rifletteste su un passo che vorrei che prendeste, che è nella, credo, la prima lettera di Pietro al capitolo 1. Credo. Prima lettera di Pietro, capitolo 1. Verso 6. Così andiamo direttamente alla scrittura e parliamo della prova e dell'attacco. Prima lettera di Pietro, io l'ho a pagina 1209. Capitolo 1, verso 6 fino al 7. Dice, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Attenti però, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, non tu, la fede, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ciò che viene provato è la fede, non sei tu, perché Dio ti conosce bene, non ha bisogno di provarti, di metterti alla prova per vedere se cadi, perché lo sa benissimo. Ti conosce molto bene, quindi Dio non mette alla prova i figli per vedere se sono in grado o no. Ciò che viene provato, attenti, non da Dio, ma dalle circostanze e a volte dal diavolo. Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Satana ha chiesto. Ma Dio lo permette perché la Bibbia dice ciò torni a tua gloria e onore. Perché? Perché la promozione è sempre frutto di una prova superata. La fede è una moneta spirituale. La fede è ciò che ci permette di appropriarci di ciò che già è nostro per grazia come eredità. E l'oro viene provato col fuoco per essere purificato. La fede viene provata perché sia purificata e perché ciò torni a vostra lode, gloria e onore, dice la scrittura. Quindi cos'è che ci prova? Le circostanze provano la fede. In una difficoltà tu puoi vedere se la tua fede è oro zecchino, se c'è un po' di impurità. Ecco, l'afflizione te la purifica. Ma sono le circostanze. Il libro dei Proverbi dice il ferro affila il ferro e l'uomo affila l'uomo. A volte sono le persone. Paolo ebbe la prova della fede con quello che lo tormentava, che lui chiamava l'angelo di Satana, che era un messaggero, quindi era una che andava a annunciare un Vangelo distorto, dove lui piantava del buon grano e andava a seminare della zizzania, un seme diverso. Come discerni invece da un attacco? L'attacco lo discerni nello spirito. Se le facoltà spirituali
sono affinate e per questo pregare è indispensabile. Pregare non ci rende più santi, però ci rende più sensibili. Affina la nostra sensibilità. Tu puoi percepire, ad esempio, quando Satana ti parla, e Satana ti può parlare attraverso un pastore, sicuramente Satana ha parlato spesso anche attraverso di me. Magari in momenti in cui ho predicato nemmeno me ne sono accorto. Come a volte noi vediamo passare lo Spirito Santo attraverso di noi, e qualcuno ti dice, ha parlato di attraverso di te e tu nemmeno te ne sei accorto. Quando Caifa disse, è bene che uno solo muoia per la nazione piuttosto che un popolo perisca, Giovanni dice, non lo disse da sé, lo disse per lo Spirito Santo, perché quell'anno era sommo sacerdote. Quando è un attacco di Satana, lo percepisci perché la prima cosa che perdi è la pace. Ora, attenti, non è il perdere la pace, perché a volte ci si arrabbia e si perde la pace. No, è qualcosa che turba lo spirito. È qualcosa che mette paura, che ci. È quello che sperimentò Elia davanti a Jezebel. Ti fa mettere in discussione tutto. Sì, quando disse: è meglio per me morire, Signore, fammi morire. Quando è un attacco di Satana, va a minare l'amore, va a minare la fede. Quando è una prova, affligge l'anima. Ma quando è una prova satanica, tu senti dentro di te, devi discernere dentro di te, e se non lo senti devi pregare e dire, Signore, fammi vedere nello spirito se questo è un attacco che viene dal diavolo, e a quel punto devi resistere. Ma molte prove sono prove di circostanze. Viviamo in un mondo dove la fede viene provata. Dio lo permette soltanto per la promozione. Ricordati che Gesù iniziò a ministrare dopo che la sua fede fu provata nel deserto. Okay. Spero di averti risposto. Stefania, intanto ciao Stefania, spero di vederti presto. Perché mi viene poco da parlare in lingue, ma quasi sempre mi viene spontaneamente da cantare in lingue, perché sei tanto benedetta. Perché cantare in lingue è qualcosa che non tutti riescono a fare. Perché non so come spiegarlo. Parlare e cantare non sono la stessa cosa. Cantare è qualcosa che ha a che fare anche con la dolcezza del cuore, con la dolcezza dello spirito. Puoi benissimo cantare in lingue, non è scritto da nessuno. Paolo dice, salmeggerò con lo spirito, pregherò con lo spirito. Se ti viene da cantare in lingue, canta in lingue, non preoccuparti. Se ti viene da pregare in lingue, prega in lingue. Ma credo, normalmente cantare in lingue è più adorazione. Pregare in lingue è più pregare, intercedere, ringraziare in lingue. A volte anche combattere spiritualmente in lingue. Ma cantare in lingue è principalmente adorazione. Probabilmente il tuo spirito sente più il bisogno di adorare Dio, sei più portata verso l'adorazione e quindi ti viene più da cantare in lingue. Ma siccome è più raro trovare persone che cantano in lingue, che pregano in lingue, meno male che ogni tanto arrivano testimonianze così. Vediamo se c'è altro. Okay. Mentre arrivano altre domande, se ci sono domande qui. Io allora volevo fare Sì. una domanda. Io pensavo che quando abbiamo cattivi pensieri venissero dalle Ok. mie. E invece io leggendo Prince, ho detto che dice, pertanto il diavolo non può sapere tutto, egli non può leggere la tua mente. Quindi vuol dire che neanche cattivi pensieri non sono letti da. Non vengono da lui. Cioè vengono magari dalle circostanze che viviamo. Se lo trovo te lo faccio vedere. Egli non sa ciò che sta pensando finché non apre la bocca. Sì, ora non mi ricordo il punto, è una lettera dove dice quando qualcuno è tentato, non dica sono tentato da Dio, perché ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, dice la scrittura. I cattivi pensieri non vengono sempre dal diavolo, vengono anche dalla parte, tra virgolette, dell'uomo vecchio che rimane in noi. Quando noi nasciamo di nuovo, il nostro spirito è nato di nuovo, ma nell'anima c'è ancora Adamo, che infatti Paolo dice, vi siete spogliati del vecchio uomo che si corrompe per rivestire il nuovo. Quindi non è che quello che dei due nutri di più cresce di più. Se tu nutri di più il nuovo uomo,
Infatti Paolo dice nel capitolo 4 della lettera ai Filippesi, tutte le cose buone, tutte le cose onorevoli, tutte le cose pure siano oggetto dei vostri pensieri. Se tu nutri di più l'uomo nuovo, crescerà di più l'uomo nuovo in te. Se tu nutri di più l'uomo vecchio, crescerà più quello. Ci sono dei pensieri che vengono dal diavolo, ci sono degli attacchi nella mente, perché oggi Satana non può più accusarci davanti al trono di Dio perché il sangue di Gesù ci ha redenti da quello, ma ci può accusare nella mente. Quindi ci sono dei bombardamenti che possono venire dal diavolo, ma ci sono anche dei pensieri che possono venire da momenti di scoraggiamento, perché siamo ancora esseri umani, perché siamo salvati, ma siamo salvati in speranza, non perché non lo siamo, ma nel senso che non abbiamo ancora la perfezione che avremo quando Gesù tornerà la seconda volta. E quindi a volte ci sono dei pensieri che possono derivare da cose che vediamo, dove sicuramente c'è un'influenza da parte del nemico, che tende a scoraggiarci, che tende a opprimerci, ma a volte siamo anche noi. Quindi ecco perché non vedere sempre il diavolo dappertutto. A volte noi siamo più bravi a farci del male di quanto è bravo lui a farci del male. A volte noi siamo abilissimi a farci del male. Come lo riconosci? Normalmente quando un pensiero viene dal diavolo diventa un martellamento fisso che ottenebra la mente. Quasi prevale su. Invece, quando è una cosa dell'anima, lo senti perché magari c'è un motivo. A volte ci sono dei bombardamenti immotivati. Tu stai tranquillo e inizia una cappa nera. Non so se vi è mai successo. Sei tranquillo, a un certo punto viene una nuvola nera che ti blocca. Tu dici pure io non ho cose particolari. Io l'ho vissuto in due periodi della mia vita, tra cui uno è questo, dove ci sono dei momenti in cui sento come una cappa. Sono degli attacchi che vengono chiaramente. Mi è successo anche molti, molti anni fa. Come una nuvola nera che viene e ti opprime. E quello chiaramente. Di solito però mi sono accorto che questi momenti di attacco precedono sempre uno sfondamento. Quando stai per entrare nella terra promessa, trovi Gerico. Quando stai per entrare nel ministero, Gesù, lo Spirito ti porta nel deserto per essere. Quindi sono sempre momenti dove il nemico sta bloccando qualcosa perché sa che Dio ha preparato qualcosa di nuovo. Allora c'è un'azione diretta da parte. Io ho sentito un bel insegnamento di Joyce Meyer su questo, dove lei parlava di parlare ai pensieri, di prendere autore, come Davide parlava all'anima sua, no? Anima mia, benedice il Signore, non dimenticare tanti dei suoi benefici, parlare ai propri pensieri e comandare nel nome di Gesù di andare via. Non sempre ci riusciamo, perché a volte quando siamo oppressi, siamo oppressi. Allora magari meglio pregare in due. E prendere autorità proprio nel nome di Gesù, io vengo contro ogni pensiero, contro ogni seme da parte del nemico che viene messo in questa mente, nel nome di Gesù Cristo gli comando di allontanarsi. Quindi esercitare anche questa liberazione semplice che fa sempre bene, sempre. Anzi, sarebbe bene che ogni tanto, io ora un po' bisogna me la faccia rifare, un trattamento, che andiamo da fratelli che si muovono in questo dicendo ogni tanto prega per me, fai un po' di pulizia, senti qualcosa. Pregare gli uni gli altri, anche quando siamo in comunità, no? Passare dei momenti dove preghiamo gli uni per gli altri, prendiamo autorità, sono importanti perché viviamo in un mondo dove c'è di tutto e dove c'è anche chiaramente la presenza del principio delle potenze dell'aria. Quindi esercitare questo è molto. Normalmente dopo una preghiera di liberazione ti senti anche, no, magari non hai demoni, però hai oppressioni, ti senti più libero, come se qualcosa si allentasse nella mente, come una pressione nella mente che si allenta. Io riguardo di questa cosa qui, a volte mi viene dai pensieri del passato, no? E quando me ne rendo conto però, non gli do spazio, mi dico Paola, quella Paola lì è morta, non c'è più. Amen. Sì, dice Paola giustamente, fare delle affermazioni di autorità. Io sono una persona, non ha niente a che vedere con me, lo rifiuto nel nome di Gesù. Rifiuto questo nel nome di Gesù. Sì, grazie, è molto importante. Sì. Altro? C'è altro? Scusate, non l'ho letto. Ok. Durante una predicazione, aspetta, forse c'era qualcosa prima. Ok, sì. Aspetta perché non so. Ok. Buonasera Walter, domanda curiosa. I giganti, angeli caduti, si sono uniti con le donne umane. Come hanno fatto le donne a portare in grembo, in un grembo normale, il feto gigante, per lo più come hanno fatto a partorirli? Allora, intanto io non credo che
i figli di Dio di cui si parla in Genesi 6 siano angeli. È una mia idea, ma l'ho confermata anche da qualche ministro che ho sentito su questo. Io credo che quando la Bibbia parla in Genesi dei figli di Dio, parla della discendenza di Seth, che è stato un tipo di giusto per fede. Ma è una mia idea. Il fatto di come questi giganti siano... ci sono delle piante gigantesche come la sequoia che hanno dei semi piccoli. Credo che il feto di questi giganti fosse un feto normale e che poi sia cresciuto in maniera abnorme. Oltretutto sono stati ritrovati scheletri in tutto il mondo di questi giganti, quindi è un fatto anche storicamente comprovato. A Lucerna, credo sia in Svizzera, c'è una tibia di un gigante ritrovato in un museo, una tibia alta, non mi ricordo quanto. Ci sono stati trovati in Egitto, in Iraq, in India, in Sardegna anche, dove sono addirittura le tombe dei giganti. Ma credo che il feto fosse un feto normale che poi si sia sviluppato in maniera abnorme. Ma è una mia idea, non lo so, perché la Bibbia non lo dice e quindi si va per supposizione, chiaramente. Durante una predicazione il conduttore chiamò mia moglie a pregare e mia moglie era come bloccata, non riusciva ad alzare una parola. Dopo il conduttore la richiama per altre due volte, alla fine mia moglie scoppia in un pianto disperato. Cosa è successo? Può darsi anche che lei in quel momento non si sentisse, per vari motivi, di pregare. Allora, quando un conduttore chiama una persona a pregare, se vede che quella persona non risponde, la deve lasciare in pace e chiama un altro, perché non è detto che io devo per forza obbedire. Io posso avere in quel momento mille cose, voglio essere lasciato semplicemente in pace, e ci dovrebbe essere la sensibilità che se vedo che quella persona è in un momento bloccata, lascio perdere senza farne un dramma e magari do la parola a qualcun altro. Cosa può essere? Può essere stato un momento suo, un blocco suo. Io non andrei a cercare motivi di chissà che, perché a volte noi cristiani siamo mistici, bisogna sempre andare a vedere, no, motivi spirituali. A volte sono motivi semplici, sono momento in cui una persona, perché sai, tu non saprai mai quello che c'era nel suo cuore in quel momento, cosa aveva vissuto prima, cosa si portava dentro. Sta al conduttore in quel momento di dire: ok, ho capito che non è il momento, lascio stare, chiamo un altro oppure prego io, semplicemente. Poi volevo chiedere un'altra cosa, sì. Walter, perché mi sono fatto un po' d'appunti. Dice, parla sempre questo libro di Principe, che sì. Parla della guerra spirituale. Ok. E quindi lui parla, dice, della corazza della giustizia. Che sì. Cosa serve la corazza? Ok. A proteggere il nostro cuore. Sì. Sì. La corazza della giustizia, non ho parlato in una predicazione, non mi ricordo se il culto... non questo, quello di domenica scorsa, o questo qui, non mi ricordo. La corazza della giustizia, la giustizia di Dio è il fatto che noi siamo giusti per fede. E quello protegge il nostro cuore. Perché? Perché se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. La giustizia, la rivelazione che tu sei giusta e sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù, protegge il tuo cuore dalla condanna che il diavolo vorrebbe metterti per paralizzare la fede. Perché quando tu ti senti condannato non hai fiducia di andare davanti al trono di Dio, perché credi che Dio non ti risponda perché ti senti in colpa. Ecco perché dice: ma se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Allora la rivelazione della giustizia per fede, che tu sei giusta non per le cose buone che fai, ma per la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, senza le tue opere, senza i tuoi meriti, ti mette in una posizione in cui il tuo cuore non è condannato e quindi è come una corazza che protegge il cuore. Quando sto pregando sento qualcosa dentro di me che vuole esplodere come mai. Non è qualcosa, Gina, è qualcuno. Si chiama Ruach HaKodesh, si chiama Spirito Santo. Gesù ha detto: riceverete dunamis, potenza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. La dunamis è qualcosa, la dinamite, che esplode. Quindi non è qualcosa, è qualcuno che vuole esplodere. Fallo esplodere. Vuoi gridare? Grida. Vuoi saltare? Salta. Se gli altri hanno un problema, si tapperanno le orecchie. Ma fallo esplodere, fallo venire fuori.
Pace Walter Immacolata. Feci un sogno, io guidavo, guardavo la visione, mi vedevo che Satana mi colpiva due volte nel grembo e mi disse: così io ti vincerò. Io risveglio mi chiedevo perché mi avesse colpito nel grembo, e lo spirito mi disse che lui colpiva il frutto del mio grembo. Cosa ne pensi? Allora, non tutti i sogni. Sì, scusa. Io ho due figli e dopo un po' mia figlia si è manifestata un'artrite delle ossa. Ok, questa è una. Immacolata, ti ringrazio di questa domanda perché è molto importante. Io ho fatto un ritiro nel 2013 su questo. Allora, ci sono dei sogni, non tutti, ci sono dei sogni che sono semi piantati dal diavolo nella nostra vita. Perché? Perché a me è successo, fu una cosa scioccante. Nel 2012, la stessa notte che la Concordia naufragò, la Costa Concordia più vicino al Giglio, io ero a tenere un ritiro vicino a San Rossore, tra Livorno e Pisa. E il giorno dopo c'era una sessione di liberazione. Samuele era piccolo, avrà avuto 9 mesi, 10 mesi. No, di più, no, avevo qualche anno, 5 anni, però era piccolino, mi ricordo era piccolino. E la notte io feci un sogno molto brutto. E quando mi svegliai ero terrorizzato. Un sogno molto chiaro, lo vedo ancora. Quando mi svegliai, mi misi a pregare e dissi: Satana, io sradico nel nome di Gesù questa menzogna che tu hai piantato nella mia vita. Dichiaro che non accadrà mai. E andai da Gesù e gli dissi: Signore, fammi vedere la verità, perché? Perché il sogno è un'immagine che ti si imprime nella mente, crea una fede, qualcosa che cominci a vedere. E la Bibbia dice in Giobbe 3,25: quello che temo è ciò che mi raggiunge. Allora il diavolo vuole semplicemente metterti un'immagine perché tu la creda e ti sia fatto ciò che tu hai creduto. Quello che dobbiamo fare quando dei sogni mettono queste cose qui è, appena ci svegliamo, prendere autorità nel nome di Gesù, spezzare l'immagine di quel sogno, appropriarci del sangue di Gesù Cristo e dichiarare il potere del sangue di Gesù su quel sogno, spezzare il seme di quel sogno e dichiarare che per la potenza del sangue di Gesù quel sogno non si realizzerà mai, anzi che Dio lo rovescerà in benedizione per te. Questi semi vanno sradicati nella preghiera subito la mattina e non lasciati lì, perché sono semi che vengono messi la notte, quando le tue difese, anche del subconscio, è più sveglio e le difese si abbassano perché stai dormendo. E infatti Gesù, quando parla del cattivo seme, dice: di notte è venuto un nemico e ha seminato. E dice anche che il campo è il cuore. Quindi questi sogni vanno spezzati nel nome di Gesù. Quando sognate qualcosa che vi accade e sentite che è qualcosa che prelude qualcosa di buono, dovete prendere autorità, spezzarlo per il sangue di Cristo, dichiararlo annullato e chiedere al Signore di rimpiazzare quell'immagine che è nella vostra mente con invece le cose come le vede Lui. Ok? Di cambiare quella visione nella sua visione. Spero di averti risposto. Santina, credo di sapere la risposta, ma puoi spiegarmi il perché non fate il segno della croce e dove è scritto che si deve fare? Ti rispondo dalla seconda, non è scritto da nessuna parte. Te lo spiego perché, forse così lo capisci. Quando io ero nel movimento carismatico, ero nella Chiesa Cattolica, io quando pregavo mi facevo il segno della croce. Un giorno, era un momento molto intenso di preghiera in cui stavo pregando per un motivo molto continuativamente, tutti i giorni. Un giorno, ma ti parlo di tanti anni fa, mi stavo facendo il segno della croce. Quando al finì la preghiera, io mi feci il segno della croce, il Signore mi parlò e mi disse: adesso stacchi il collegamento fino alla prossima volta. E io dissi: è vero. Il segno della croce crea una fortezza nella mente, perché tu apri la preghiera e poi la chiudi. E in un certo senso dentro di te è come se tu stessi dicendo: ecco, ora ho finito di pregare, ora c'è la mia vita. E il Signore mi disse: come dire, che fai? Mi chiudi in una scatola fino a quando non mi riapri col prossimo segno della croce? E capii che non è il problema del segno della croce, è il problema di ciò che crea nella tua mente. Non è scritto da nessuna parte. Noi è scritto che quando ci incontriamo nel nome di Gesù, ma non vuol dire che diciamo adesso nel nome di Gesù. Noi ci incontriamo perché stiamo col Signore. Ma quando tu trovi le preghiere nella scrittura, non troverai mai nessuno. Il segno della croce è stato inventato di sana pianta
nel corso delle tradizioni, ma fuori dalla scrittura, nel corso dei secoli, nacque come segno di esorcismo. Perché? Perché nelle chiese, soprattutto dopo che il cristianesimo divenne religione dell'impero, le persone venivano dal paganesimo, avevano adorato Zeus, Giove, Marte, tutta quella robaccia lì, sì, bene, per anni, e si credeva che quel segno li liberasse, il segno della croce liberasse, ma quello che ti libera, Santina, non è il segno della croce, quello che ti ha liberato è la croce 2000 anni fa. Quindi non hai bisogno di farlo perché apri la preghiera e poi di farla alla fine perché la chiudi, perché tu la connessione con Gesù non la chiudi mai, sia quando lavi i piatti che quando preghi. Quindi l'ha già fatto lui il segno della croce. Goditi la tua comunione continua, la connessione no limits, wifi con Gesù. Hai ragione, a me mi fece vedere che io rimanevo sulla sedia dell'hotel, a vita, ha ragione, disse nel nome di Gesù vattene, e Gesù mi ha guarito da questa malattia. Esattamente. Non sono riuscito a sentire, ma puoi sentire poi nella... Come reputi l'ecumenismo? Una bella domanda. Può esserci comunione con la Chiesa Cattolica dato che non rinuncia a tutte le eresie? Dio ti benedica per questa domanda, Fabiano. Ti voglio bene, non ti conosco, spero di conoscerti, ti darò un bacio nella fronte per questa domanda. Allora, sì, e qui vi chiedo di aprire le orecchie e di prendere la Bibbia. La domanda è questa: si può avere comunione con la gente della Chiesa Cattolica? Io ho comunione con quella lì? Sai quanti vorrebbero avere comunione con me? Gianluca Dolce, che è il marito, questa la sistemi quando arriva a casa. Atti degli Apostoli. Vi chiedo, davvero tutti a casa adesso, questo è importantissimo. Vi chiedo, perché stiamo facendo dei danni tenendo persone lontane da Dio per questo motivo. Prendete gli Atti degli Apostoli, mettiamo a posto staffare, perché ti ringrazio, guarda, della domanda che hai fatto. Atti degli Apostoli, capitolo, dovrebbe essere il capitolo 17, verso 16. Allora, ti faccio una premessa, Fabiano. Hai presente gli evangelici che entrano nelle case dei cattolici e che quando vedono la statua della Madonna cominciano? Ora, io non sono favorevole alle statue, chiariamoci, e la Bibbia lo dice di non adorare un pezzo di gesso, che è un pezzo di gesso, di statua, Dio si adora in spirito e verità. Però voglio leggere con te questo passo. Paolo arriva a Atene. Atene era una città pagana e si trova all'Areopago. L'Areopago era una zona dove c'erano le statue di tutti gli dei, altro che madonne. C'erano, che poi erano demoni, ok? Sono demoni. E trova tutte queste statue. Mentre Paolo le aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E io gli vorrei dire a Paolo: ma te non sai quello che ha scritto in Prima Corinzi 13? Che lo Spirito Santo non si inasprisce. Lo Spirito, che l'amore non si inasprisce. Vedi che nessuno è perfetto. Che lui era un ebreo e le immagini sono proibite dal secondo comandamento. Però guarda la sapienza di Dio. Frattanto discorreva con la sinagoga. Poi andiamo avanti, perché si fa prima, andate al verso 22, guarda la sapienza di Dio. Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siate estremamente religiosi. Cioè è andato a giocare sul loro livello. Non ha detto: vedo che siete una manica di idolatri. Come facciamo noi? E poi pretendiamo di vincere i cattolici andando a dire loro che sono degli idolatri. E io trovo su Facebook, ora cominciano a fare pulizia di questa roba, perché non la posso vedere più, meno di quanto posso vedere le statue, meno, di gente che mette idolatri. Ma perché noi non siamo idolatri?
Non adoreremo le statue, ognuno di noi adora qualcosa che a volte lo mette prima, ma può essere anche il nostro ego. Ma tu credi che se vai da un cattolico e gli dici idolatra, quello butta delle statue? Sincero, lo stai solo allontanando da te e togli a te la possibilità e a Dio di farti ascoltare da lui. L'amore vince ogni cosa. Che non vuol dire compromettere. Non è che io dico allora la metto anche la bella statua, la Madonna a casa. Siamo fratelli, non è quello. Ma guarda la saggezza di Paolo. Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, che erano immagini di demoni, ho trovato anche un altare sul quale sta scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Tradotto, entri nella casa di un cattolico e vedi la Madonna. Ah, vedo che ami la madre di Gesù. Posso parlarti di lui? E hai vinto un'anima a Cristo. Invece tu gli dici che è un idolatra, che deve spaccare quella statua, che andrà all'inferno e che la Bibbia lo proibisce. Lui non capisce un accidente e dice: non ho capito nulla di quello che ho detto, ma te questa casa è Non l'ultima volta che c'entri ci più. perché te ce l'hai con la mamma di Gesù. Allora, possibile essere stupidi così? Paolo ha detto: mi sono fatto tutto a tutti per vincerne il maggior numero possibile. Vai a giocare sul piano. Gesù è sempre andato sul piano dove erano le persone. E ricordati che prima di incontrare il Signore, forse la statua della Madonna in casa ce l'avevi pure tu. E se fossero venuti da te a dirti che eri un idolatra, non lo so se oggi saresti salvato. Allora, la saggezza, Paolo, da una parte le voleva farci un campo di ghiaia di quelle statue, ma la sapienza di Dio ha detto: no, il mio fine non è far vedere che io sono spirituale, il mio fine è vincere queste anime. Vedo che siete molto religiosi e avete pure, guarda che furbizia, una statua al Dio sconosciuto. Te lo faccio conoscere io, il Dio sconosciuto. E alla fine dice che alcuni hanno creduto. Spero di averti risposto. Come reputi l'ecumenismo, dicevi? Compromettere è una cosa, amare è un'altra. Io non ho problemi ad andare a predicare in una chiesa cattolica, in una chiesa ortodossa, non ho nessun problema. Perché Gesù andava ovunque. Andava con le prostitute, andava nei posti dove i religiosi dicevano: lui mangia con i peccatori, lui è entrato nel tempio degli idoli. Sì, lo sai perché? Perché per la grazia, no, allora, l'ecumenismo, se si intende come dialogo, sono favorevole. Se si intende come mescolanza di una poltiglia informe che va bene a tutti, chiaramente non sono d'accordo, ma dobbiamo stare attenti anche a non essere religiosi. Se voi credete, ascolta, Gesù ha toccato un lebbroso. Per la legge, se toccavi un lebbroso diventavi impuro, ma per la grazia è il lebbroso che guarisce e Gesù non si è contaminato. E tu credi davvero che se entri in un posto dove ci sono dei pezzi di gesso ti contamini? Ma il sangue di Gesù Cristo l'avete preso per acqua minerale. Non c'è niente che può contaminare, perché Paolo ha detto: tutto è puro per quelli che sono puri. Io posso entrare in una sala dove si adora Belzebù. E non vado ad adorare Belzebù, ma se io entro, è il motivo del cuore, se io entro lì per portare luce e amare quelle persone e parlare di Gesù, e tu credi davvero che mi contamino perché entro lì dentro? Magari i credenti andassero a testimoniare Gesù vivo nelle chiese cattoliche, magari i credenti andassero nelle sale dove si adora il diavolo a far vedere con la loro semplice testimonianza e l'amore che Dio è un'altra cosa, che la luce è meglio delle tenebre. No, noi vogliamo vedere le divisioni per solo orgoglio, per far vedere che noi siamo nella verità. Nessuno di noi è nella verità. Gesù è la verità. Se tu credi in Gesù, io voglio dialogare con tutti coloro che innalzano Gesù Cristo come il loro Signore. Non vado a fare cose in cui non credo,
Ma se Dio mi dà una parola per portare il Vangelo lì, io vado e nessuno ha il diritto di dirmi che non posso andare a portare il Vangelo, perché Gesù ha portato il Vangelo ovunque, dove non andavano e non entravano. E Pietro, Dio lo ha spinto a entrare nella casa del centurione romano, dove gli ebrei non potevano entrare perché si contaminavano, e Dio gli ha fatto vedere il lenzuolo con gli animali, perché la croce di Gesù aveva reso ciò che era impuro puro, e gli dice: ciò che io ho reso puro, tu non chiamarlo impuro. E non era un problema di animali, gli animali impuri rappresentavano i gentili, perché lui doveva essere mandato in una casa di gentili, e se non avesse visto quello non ci sarebbe andato. Infatti dopo, quando arrivano a chiamarlo, dice: sì, vengo, perché Dio mi ha fatto vedere che gli animali impuri sono stati resi puri, i gentili, i cani, i pagani sono diventati popolo di Dio per la croce. E noi crediamo ancora che ci siano animali puri e impuri, persone pure e persone impure. Noi dobbiamo portare la luce e il Vangelo di Gesù Cristo e prendere esempio da quello che Gesù ha fatto, Pietro ha fatto e Paolo ha fatto. Il resto è religione e orgoglio. E non voglio dire parolacce. Molti seguono la persona, sì. Il prete, il pastore, ma l'unico terzo. Sì, allora bisogna però dire una cosa: questa storia, io seguo solo Dio, non è così. Perché la Bibbia dice che Dio ha stabilito i ministeri. La storia della Bibbia è principalmente persone che hanno seguito uomini che Dio ha utilizzato. Quindi il fatto che io seguo solo Dio, non seguo l'uomo, ok, fai una cosa, la Santa Cena fatela dare in mano da Dio. Oppure, erano Atti 2,42, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Dio userà sempre persone per te. Poi certo, ti può parlare direttamente, hai una comunione con lui, ma Dio userà sempre persone. Qualcuno il Vangelo te l'ha portato. Io non seguo l'uomo, ma l'hai seguito per avere il Vangelo. E dovrai seguirlo per crescere. Ascoltavano l'insegnamento degli apostoli, spezzavano il pane. Però, se tu segui l'uomo, ma con il cuore stai cercando Dio, troverai Dio. Ma se tu cerchi l'uomo per l'uomo, quindi, certo, non è sbagliato seguire uomini che Dio utilizza, se il tuo cuore sta cercando Dio. Perché lui ha detto: se mi cerchi, mi trovi. Quindi tu devi seguire le persone che Dio, gli uomini che Dio scelgo, non è un problema seguire un ministro, ma il tuo cuore, cioè lo fai perché stai cercando Gesù. Allora Dio sarà Gesù a darti, ma se tu lo segui per cercare l'uomo, avrai lui. Ok? Quindi è il motivo del cuore che conta. Dio ha dato anche ordini, sì, ragazzi, ha dato degli ordini, ma non si possono prendere cose del Vecchio Testamento e travasarle nel Nuovo, perché noi non siamo più sotto la legge. Dio ha dato degli ordini. Sì, ma Dio ha dato degli ordini a un popolo che stava disciplinando per accogliere il Messia. Noi invece prendiamo delle cose dal Vecchio Testamento, dal Vecchio Patto, nemmeno dal Vecchio Testamento, dal Vecchio Patto, e le mettiamo nel Nuovo. Ma noi siamo in un patto nuovo, siamo in un patto di grazia. Dio non dà ordini, Dio è Padre. E se noi non entriamo in questa mentalità che Dio è un padre, Dio ti guida come un padre, non è un Dio che ti dà ordini. Il Signore ti fa vedere che sono delle cose che è bene non fare perché non è conveniente farlo per la tua vita, o perché è stupido magari, o perché ti può fare del male. Ma questa visione di questa rigidità che c'è nel mondo evangelico, di questo Dio, no, Dio l'ha detto. Ricordati una cosa, Dio è più interessato ad un'anima che a un precetto. Ricordatelo sempre. Perché Gesù non è morto per i precetti, Gesù è morto per le anime. E Paolo dice: se il mio mangiare o non mangiare carne scandalizza un'anima, non mangerò. O mangerò carne perché l'anima conta più del precetto. E Gesù ha detto che la vita vale più del vestito. Mia figlia dice il rosario, ma gli voglio far capire che Gesù è la via, ma lei non mi ascolta, nemmeno io ti ascolterei. Scherzo, ovviamente. Io la rispetto, piano piano capirà. Allora, anche qui bisogna usare la strategia di Paolo, che è la strategia dello spirito. Non andare a dire: non devi dire il rosario. Fagli conoscere Gesù. Lascialo stare. Se dirà invece di 4.600 rosari, dice 4.615, succede niente. Lascia stare quello perché non lo può capire. Fagli conoscere Gesù con la tua testimonianza.
quando conosce l'originale, altre cose cadono da sole. Ricordo. Invece andare, noi vogliamo andare alle foglie, vai sempre alla radice, fagli conoscere l'amore di Gesù. Quando prima accendi la luce, altrimenti come fai a fargli vedere che ci sono delle cose che non vanno? Noi vogliamo andare da persone che sono nel buio e dirgli, vedi che c'è sporco? Non lo vedo perché sono al buio. Quindi fagli conoscere Gesù attraverso la tua testimonianza, la dolcezza, non farla sentire giudicata, perché magari anche tu l'hai detto quando eri piccola. No, mettiamoci, perché ora noi siamo nella verità e allora tutto il mondo deve essere la verità, ma ricordiamoci come eravamo anche noi. Se qualcuno avesse fatto così con noi, cerchiamo di... Dio è stato paziente con noi. Non è che se abbiamo detto il rosario, ci è arrivata una stangata in testa, là. È stato paziente. Gesù è paziente con i discepoli, con gli apostoli. Ha avuto 3 anni e mezzo di pazienza e continuava a dire delle cose e loro un minuto dopo erano lì a discutere chi era il più grande del regno dei cieli. Cioè, io me lo immagino, ho detto ora, questi non hanno capito nulla. E Gesù ha avuto una compassione infinita. Ma dobbiamo avere anche noi compassione, dare tempo alle persone. Fagli vedere Gesù nella tua vita, il frutto. Quando assaggiano il frutto, le foglie le lasciano da sole. Ordini in che senso, fratello? Di ascoltare i servi di Dio? Non ci sono più servi di Dio, ci sono figli di Dio. Basta, questo è un modo di parlare del Vecchio Testamento. Mosè era servo, Gesù è figlio. Noi non siamo servi, noi siamo figli. Io non sono un servo di Dio. Io sono un figlio di Dio che esercita un ministero nella sua casa. Come lo esercitano tutti? Perché tutti noi serviamo il Signore, tutti io ho un servizio diverso, ma tutti siamo un popolo di sacerdoti, non siamo servi. Basta usare queste parole, noi siamo figli. Samuele non è servo di Walter, Samuele è figlio con tutti i diritti e io ho con lui un rapporto di padre. Dobbiamo entrare in questa mentalità. Il Signore ci invita a non fare delle cose per il nostro bene, certo, come un padre invita i figli e li protegge, certo, ma questa mentalità del servo, lo usano nelle chiese, dobbiamo toglierlo, perché noi non siamo servi. Nella Santa Cena Gesù ha mangiato con i 12 seduti. Nelle case di quel tempo solo i figli stavano seduti, i servi stavano in piedi e Gesù li ha fatti sedere e ha detto non vi chiamo più servi e noi ci chiamiamo servi. E poi diciamo che seguiamo Gesù. Non vi chiamo più servi ma amici. Cosa sei? Servo dell'Eterno. Capito tu? Quando cominciavo a sentire parlare di Gesù vivo, esattamente, ho cominciato a eliminare sta, vedi, quando conosci Gesù vivo è come se tu sei lì che ti stai mangiando il legnetto del gelato. Buono il legnetto, poi viene venuti dal gelato, butti via il legnetto e mangi il gelato. Allora dagli il gelato e poi il legnetto lo butterà via da solo. Altre domande di voi? Qualche domanda? Nessuno chiede una volta salvato, sempre salvato? No. No, voi no, ma qualcuno da casa dai, sì, fatela, dove sei? Ti vedo lì, c'è qualcuno. Una volta salvato, sempre salvato? No. Sicuro. Se la volete la risposta, fate la domanda, altrimenti ci avviamo... Alla fine, nessuna domanda? Allora, sì. Stamani mattina leggevo questo passo di Prima Re 18, leggevo di Elia, dice, ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò, sali e di ad Acab, attacca il cavallo. Carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde la gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi. E quando ho letto si cinse i fianchi, l'ho associata alla macchina. Sì. Allora. Poi ho pensato, Acab era già partito con i cavalli, sì. Ma Elia si cinse i fianchi e corse davanti a Acab. Quindi la parola, no? È sì. Più veloce che i cavalli. Credo sia in Pietro, nella prima e nella seconda lettera di Pietro, se lo trovo. No.
Credo sia in Pietro, dove dice: dopo aver cinto i fianchi con la verità. Infatti la parola di Dio Mi era sembrava scritta. fosse Seconda Pietro 1. E allora ho detto, la tua parola, Signore, è molto più dolce. Comunque, la trovo poi. Sì. Quello che indicano i fianchi indica la mente. Nel Nuovo Testamento si vede chiaramente che è cingere la mente con la verità, cioè circondare la mente con la verità. È una cintura che, la cintura era quella che teneva insieme l'armatura del romano. Sì. Cingere i fianchi, e mi sembra sia in Pietro, dice: dopo aver cinto i fianchi della vostra mente con la verità, indica quello. Perché si credeva a quei tempi che la facoltà della mente, oltre che nel cervello, risiedesse nei reni. E la cintura è quella che cinge i reni, perché si credeva che la mente avesse a che fare non solo col cervello, ma i reni. Indica cingere la mente, sì, con i pensieri di verità. Oh, volevo. Grazie, Cristina. Però prima c'è un'altra domanda. Il calvinismo sembra che riprenda piede, sì. Oltre alla salvezza che non si può perdere, c'è la predestinazione che è collegata chiaramente. La predestinazione è fondata su alcuni passi della lettera romana, dove dice Dio ci ha predestinato ad acquisire salvezza mediante di Gesù. Gesù Cristo, in Atti degli Apostoli, è scritto che gli apostoli predicarono e tutti quelli che erano ordinati a salvezza credettero. È una dottrina, io non credo nella predestinazione, però è un argomento molto profondo e credo che abbia a che fare con le genealogie nella Bibbia. Qualcosa che affronteremo nel discepolato, molto lungo, quindi rimando a questo in una lezione di discepolato, la farò su questo. Io credo che siamo liberi, però credo che ci sia qualcosa, non voglio dire che ci condiziona. Dio non è che ha già deciso chi si salva e chi, ma è folle questo, ovviamente, con buona pace di Giovanni Calvino, ma credo che ci possano essere dei condizionamenti e che questi abbiano a che fare con le linee di sangue, ma ripeto, è qualcosa che affronteremo nel discepolato perché è molto delicato. Buonasera Walter, in merito alla tua lezione sui doni dello Spirito, se non ho capito male, hai detto che se lo Spirito Santo vive in noi, certo, abbiamo tutti i nuovi doni, ma la parola dice che 1 Corinzi 12,8, a uno viene concesso il dono della sapienza, a un altro il dono. Ok. Allora, quello che qui si vuol dire che il fatto che lo Spirito Santo abbia tutti i doni non vuol dire che tutti i doni si manifestino. Quello che intende è concesso, è intesa la manifestazione, ma i doni sono dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo in noi c'è tutto e quindi lui ha tutti i doni. Io ho visto fluire nel mio ministero tutti e 9 i doni, ma ci sono dei doni che vedo manifestarsi più frequentemente. Per quali? Quelli che sono connessi al ministero che devo fare. E così sono come degli attrezzi. Se tu devi fare l'idraulico, hai bisogno di alcuni attrezzi. Magari a casa ne hai altri, ma non li usi. Dentro di noi i doni ci sono tutti, ma non è detto che si manifestino sempre tutti. Ma in alcune situazioni devi aver fede che si possa manifestare, magari più raramente di altri. Io so, magari. Non sei una persona che vede fluire il dono di guarigione spesso perché non ti muovi in quello, ma se una volta bisogna pregare per un malato, non è che poi di no, prego per te perché ho il dono di guarigione, ma lo Spirito Santo ce l'hai. In quel momento lo Spirito Santo manifesterà il dono. In Atti 3, quando Pietro e Giovanni salgono al tempio e trovano il paralitico, non è che dicono: no, preghiamo per vedere se uno dei due ha il dono di guarigione. Esercitarono la fede e si manifestò il dono di guarigione. Questo fatto che. Se no sembra che lo Spirito Santo sia come il re carnevale che passa e butta le caramelle, a qualcuno dà la profezia, qua non è così. Lo Spirito Santo in noi ha tutti e 9 i doni, si manifestano di più, questo vuol dire 1 Corinzi 12,8, alcuni doni a seconda della funzione che abbiamo nel corpo, ma si manifestano anche altri. Io il discernimento degli spiriti non lo vedo tutti i giorni, ma quando mi muovo nella liberazione lo vedo manifestarsi. Se non mi muovessi nella liberazione, forse non lo vedrei manifestarsi. Quindi dipende anche quello che fai e i doni che in quel momento ti servono sono quelli che manifesta. Infatti, poi dopo Paolo parla del corpo, della funzione dei vari membri. A seconda della posizione che hai nel corpo e della funzione che hai nel corpo di Cristo, si manifestano certi doni piuttosto che altri.
Tanti pastori e pochi padri, vero? E il mio spirito mi dice, come il resto della mia famiglia, chi ti segue se ha un cuore da padre, ma sentire un ministro mi pare da parte di Dio a suo dire dicendomi che se non mi ricongiungevo non mi parente la mia famiglia. Oh, Signore. Salvati, sempre salvati, mettiamola così. Figli, sempre figli. La figliolanza non si può perdere. Dal momento che diventi figlio di Dio, non puoi smettere di esserlo. Il nuovo patto, ascoltate chiaramente questo, e anche il vecchio patto, quello di Abramo, non quello della legge, il patto con Abramo, è un patto unilaterale. Quando Dio fa il patto con Abramo e vengono divisi gli animali, è scritto che un sonno cadde su Abramo, che si addormentò, in mezzo agli animali divisi, che era un segno di impegno di patto, ci ha passato solo Dio. Gesù non ha fatto un contratto con noi. Il contratto è rescindibile, il patto no. Lui ha fatto un patto unilaterale dove lui si è impegnato, perché il sangue non lo hai versato tu, lo ha versato lui. Se tu lo avessi versato anche tu, sarebbe stato un patto bilaterale. Ma il patto del nuovo patto è un sangue fatto, è un patto fatto, questo è il calice del nuovo patto. E l'ha versato lui. E noi non ci abbiamo messo niente, primo. Secondo, il dono non è un comodato d'uso. Il dono di per sé è irrevocabile, c'è solo un modo per perderlo, rifiutarlo. Se io ti regalo qualcosa, non può accadere qualcosa perché non te l'ho regalato. Dal momento che è tuo, io non posso nemmeno più chiedere, avere diritto. Io non ho diritto su qualcosa che ti regalo. Non è che te lo do incomodato d'uso o vediamo come si... altrimenti non è un dono. E questo non viene da voi, ma è il dono di Dio. Allora, la salvezza è irrevocabile. Cosa si può perdere? Si può perdere il regno. Infatti Paolo dice, quelli che fanno non erediteranno il regno di Dio, non dice non saranno salvati. Il regno di Dio non è là, il regno di Dio è qua. Cioè, perdi la possibilità di regnare, non regni più. Noi siamo chiamati a regnare, l'ho spiegato nella prima lezione, sulla terra, non in cielo. L'uomo è creato per la terra. Infatti, quando Gesù tornerà, porterà nuovo cielo e nuova terra. Noi saremo per l'eternità, non in cielo. Saremo in una nuova terra dove la Gerusalemme celeste verrà dal cielo sulla terra. Noi dobbiamo regnare. Se viviamo in un certo modo, noi perdiamo il regno. Non puoi regnare, non hai più la possibilità di esercitare un regno soprannaturale, ma non perdi la salvezza. La salvezza, Pietro ha rinnegato Gesù Cristo 3 volte e dice imprecando, giurò 3 volte di non conoscerlo. Gesù aveva detto, chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre. Pietro l'ha rinnegato e Gesù non l'ha. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Allora, la salvezza non la perdi. L'unico modo di perdere un dono è che tu volontariamente decida di rifiutarlo come dono. Allora, è la tua libertà. Ma io non lo so su miliardi di cristiani della terra quanti sono così deficienti. Possono magari allontanarsi dal Signore, non Dio da loro, loro da Dio. Ma Dio non è lì a dire, allora io te lo levo. Ma è un Dio capriccioso. Se Dio si è impegnato a dare un dono è un dono. Dal momento che sei figlio, Samuele sarà sempre mio figlio. Se anche non facesse cose che mi sono gradite, non è che dico ti tolgo il cognome. Il figlio il prodigo ha lasciato la casa e è rimasto figlio. Non regnava più. Il figlio il prodigo ha perso il regno. Era coi maiali, non c'aveva più una lira, non aveva più l'anello, non poteva più sigillare come facevano i figli di re, ma era sempre figlio. Quando è tornato ha recuperato il regno, l'anello, i calzari per portare il Vangelo, ma non ha recuperato la figliolanza. Infatti appena il padre lo vede si getta il collo perché era sempre figlio. Quindi non perdi la salvezza, perdi il regno qui sulla terra. A me interessa la domanda, l'ho letto, quello sto l'ho risposto, la salvezza l'ho spiegato. Se una persona accetta Gesù, non frequenta più la chiesa di Cristo, può perdere la salvezza? No, a volte la perde se rimane in quella chiesa. È una battuta, ovviamente, ora. Allora, no. Tu sai che Zaccheo è andato in una chiesa?
Io no. Tu sai che l'eunuco convertito da Filippo è andato in una chiesa? No. No. Cos'è che ti perdi? Perdi i benefici della comunione col corpo di Cristo. Perdi dei privilegi. Avere dei fratelli che ti amano, che pregano per te, sentire la parola di Dio, fare il discepolato con me. Scherzo. Pregare insieme, ricevere nutrimento spirituale, crescere. Rimani arido, rimani lì, buttato lì, ma la salvezza non la perdi. Se tu vai a portare una tribù di indigeni il Vangelo, questi l'accettano, una chiesa non ce l'hanno, e fanno, perdono la salvezza perché non hanno una chiesa. Non crescono, rimangono lì, ma la salvezza non la perdi. Perdi la crescita, perdi la comunione, perdi la possibilità di regnare, di ricevere insegnamento, di esercitare fede, di imparare cose, di crescere spiritualmente e avere dei vantaggi nella vita, nel regno di Dio. Ma la salvezza non la perdi, assolutamente. Perché della maggior parte delle persone che sono salvate nella Bibbia, non c'è quasi nessuna, è scritto che frequentava chiese, non è detto. Scusami, è vero che ci dobbiamo battezzare da grandi e non da piccoli? Assolutamente sì. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo. Quindi prima deve aver creduto e poi deve essere battezzato. Un bambino come fa a credere? Ma sulla fede dei genitori. Allora uno si può sposare anche sulla fede di qualcun altro. Non ha senso. Gesù si è battezzato a 30 anni. Tutti i battesimi nella Bibbia sono da adulti. Quando l'eunuco viene battezzato, chiede a Filippo: che cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo risponde: se credi, puoi. E lui dice: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. Se l'uomo è per la terra e non per il cielo, assolutamente sì, perché Gesù dice in Matteo 6,19: non fate tesori della terra sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove ladri, ma fatevi tesori in cielo. Non vuol dire per quando andrà in cielo, vuol dire tesori spirituali. Cioè dice: il tuo tesoro non sia i tuoi beni materiali, il tuo tesoro sia Dio, il tuo tesoro siano le cose di lassù, ma per regnare qui. Non dice: fregatene delle cose qui, perché tanto quando andrai lassù avrai tesori lì. Non... come fai a farti dei tesori che poi quando vai lassù c'è il tesoro? No, sta dicendo: il tesoro del tuo cuore non sia legato alle cose della terra che oggi ci sono e domani le puoi perdere, sia legato alle cose di Dio che nessuno può rubarti. Questo voleva dire. Anche la Mettini lo sa. L'inferno per chi è? Per il diavolo e per i suoi angeli. È scritto in Apocalisse. E ve lo faccio vedere perché è stato creato l'inferno. Non vuol dire che le persone non ci vanno, ma guarda perché è stato creato l'inferno. Sì. Apocalisse. Mamma mia. Se lo trovo. Cerco un attimo. Allora, Apocalisse, non mi ricordo il versetto, si fa prima a cercarlo. C'è una di gola? Allora, Apocalisse 12,9. Apocalisse 12,9. Attenti, questo è importante. Apocalisse 12,9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Non era questo che volevo, però. Dov'è? Ah, ok, scusate, Matteo 25,41, mi sembrava una parola, invece è Gesù stesso che lo dice. Matteo 25,41, quindi è Gesù, non sono io che lo dice lui, e se lo dice lui, lui è la verità. Matteo 25,11, Gesù dice... Matteo 25,11, no, no, 41. Ma 41, Matteo 25, 41, scusate.
Dice, allora dirà a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Allora, l'inferno è stato creato non per l'uomo, è stato creato per il diavolo e per i suoi angeli. Però, purtroppo, io non credo, sono tra quelli che credo che Giuda, come dire, no, ma alla fine Giuda si è salvato. Gesù ha detto, non ho perso nessuno, tranne il figlio della perdizione, quindi lui si è perduto. E poi dice anche, sarebbe stato meglio per lui se non fosse mai nato. Insomma, è inutile voler per forza tirar fuori che Giuda è stato salvato, vuol dire che Gesù non ha detto la verità e la vedo dura da dimostrare. Chi va all'inferno? È una buona domanda. La salvezza è tramite Gesù Cristo. Però nella lettera romana è scritto che quelli che sono vissuti senza legge saranno giudicati senza legge. Non è che una, io non credo che una persona che non ha accettato Gesù Cristo come Salvatore automaticamente vada all'inferno. Non credo. Perché Dio solo conosce il cuore e noi non siamo nessuno per giudicare. Sono domande che ci facciamo, ma non è scritto da nessuna parte che una persona nata di nuovo, perché pecca o perché fa degli errori, vada all'inferno. Quello che è scritto è non erediteranno il regno di Dio, ma il regno di Dio ha la possibilità di regnare sulla terra, ma la salvezza è per fede. Io credo che persone vanno all'inferno, sì, certo, credo che persone vanno all'inferno, la Bibbia lo dice. Ma non così facile come basta che tu non vada al culto 2 volte e quello lì si è perduto. Ma cosa ne sai tu di cosa ha nel cuore verso Dio? Magari a casa sua prega più di te, cosa ne sai? Piuttosto cerca di capire perché si è allontanato e di aiutarlo con amore a rientrare nel corpo, questo sì. La Bibbia è la parola di Dio perché si elimina delle cose del Vecchio Testamento? No, ma ci sono delle cose che sono state scritte per ebrei. Noi non siamo ebrei. Quando si forma la Chiesa di Gerusalemme, Giacomo, che era il leader della Chiesa di Gerusalemme, gli altri apostoli dicono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi non imporre ai gentili che vengono dal paganesimo altro peso se non alcune cose che sono necessarie, che si estendono dall'idolatria, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Quattro. Di non imporre altro peso. Il Vecchio Testamento è la legge per gli ebrei, noi non siamo ebrei. Noi non veniamo dalla legge, noi veniamo dal paganesimo. Questo non vuol dire che possiamo fare i nostri porci comodi, no, perché il Nuovo Testamento parla di cose che sono sbagliate. Ma ci sono delle cose nel Vecchio Testamento che sono per gli ebrei. Perché allora non ti dovresti nemmeno fare il pizzetto, perché la Bibbia dice di non tagliarsi la barba in tondo. Quindi noi non possiamo andare a prendere tutte le cose del Vecchio Testamento e già fuori. Del Vecchio Testamento che sono per gli ebrei, ma non solo, alcune cose che Gesù ha insegnato sono per gli ebrei. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù ha predicato molte cose che erano degli ebrei. Quando lui dice chi persevererà fino alla fine sarà salvato, se leggi il contesto, sta parlando della distruzione del Tempio nel 70 d.C. Non sta parlando della salvezza, sta parlando della distruzione del tempio. Quando vedrete Gerusalemme cinta da trincee, allora le donne che fuggano. Sta parlando dell'invasione dell'armata di Tito e sta parlando agli ebrei. E noi prendiamo delle cose che sono state dette a quel popolo in quel tempo e ce le mettiamo addosso. Quando gli apostoli hanno detto, ci è parso bene ai pagani che vengono dal paganesimo, che non vengono dalla legge, di non imporre altro peso se non alcune cose che sono necessarie. E noi andiamo a prendere tutta la roba di Israele e ce la mettiamo addosso come se fossimo ebrei. Non siamo ebrei, noi non veniamo dalla legge. Non dobbiamo giudicare, no. Coloro che si definiscono uomini di Dio, usando la manipolazione, per trattenere le persone nelle proprie comunità per scopi altri, sono consapevoli del loro agire manipolativo, mentono sapendo di mentire? Io credo di sì. Ci sono alcuni che manipolano le persone per tenerle perché fanno comodo. Mentono sapendo, lo fanno apposta.
Io credo di sì, però attenti, possono anche venire da un tipo di formazione di quel tipo lì. Magari sono stati discepolati da ministri che hanno fatto così con loro e per loro quello è la normalità. Anche lì non giudicare, pregare per queste persone, non giudicarli, che conoscano la grazia di Dio. Sono cose in cui possiamo cadere tutti più o meno. Quando lo vediamo, ecco, bisogna starci attenti, però. Io credo che tanti sì, lo sanno, ma entri in un sistema. È come quando vai in politica, entri in un sistema e quello è il sistema. Hanno fatto così con te e rifai così con gli altri. Un minuto, poi chiudiamo. Come è riuscito il serpente a entrare nell'Eden per tentare Adamo ed Eva, visto che nell'Eden c'era la perfezione? L'Eden, la perfezione, intanto è un punto di domanda, perché non è scritto da nessuna parte. Tanto è vero, tanto è vero, che durante la creazione, quando Dio ha creato l'atmosfera, non ha detto è cosa buona. Se tu vai a vedere, quando Dio crea l'atmosfera e separa il firmamento, è l'unica volta che non ha detto è cosa buona. Perché? Perché Satana è il principe delle potenze dell'aria. Quindi la perfezione, primo. Secondo, tra il verso 1 e il verso 2, la terra diventò in forma, nell'ebraico non è era, la terra diventò in forma e buia, e alcuni teologi dicono, e io lo credo, che tra la creazione e quello c'è stata la cacciata dal cielo di Satana che è caduto sulla terra e ha sconvolto. Ecco perché era già lì. Era già lì. E io credo che la creazione dell'uomo sia avvenuta per punire eternamente Satana. È una mia interpretazione, ma che ho sentito anche da ministri molto quotati, non italiani, che Dio abbia nel suo amore creato un essere a sua immagine e somiglianza, perché attraverso la sua incarnazione doveva farlo Adamo, ma Adamo non l'ha fatto, è caduto, e allora l'ultimo Adamo, il figlio di Dio fatto uomo, è venuto per punire eternamente Satana e ha dato a noi l'onore. Infatti, il Salmo 140. Prendetelo un attimo. Salmo 100. Guardate quanto è bello. Salmo 140. Aspetta. 149. Dice, verso 5, ve lo leggo: esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti, abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano per punire le nazioni e infliggere i castighi ai popoli. Guardate, per legare i loro re con catene, i loro nobili con ceppi di ferro, qui sono chiaramente i demoni, e eseguire su di loro il giudizio scritto. Al Calvario è stato scritto il giudizio su Satana, noi lo dobbiamo eseguire. Voi caccerete i demoni. Io credo che per punire eternamente Satana, Dio abbia creato un essere nel suo amore, nella sua immagine e somiglianza, per schiacciarlo e punirlo per la sua ribellione. Adamo ha fallito, allora Dio è venuto in persona in Gesù per punire eternamente Satana e ha dato alla Chiesa l'onore, e infatti poi dice, questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Noi abbiamo l'onore di partecipare a questa grande vittoria su questo grande nemico, che è già stato sconfitto, attende solo di essere definitivamente sotto i piedi della Chiesa e poi gettato nello stagno di fuoco. Volevo sapere, la spiegazione della parabola delle 10 vergini è molto lunga, ha a che fare con la Chiesa, ogni vergine rappresenta la Chiesa e parla del rapimento. Infatti a un certo punto dice la porta fu chiusa. È esattamente lo stesso modo di parlare che c'è in Genesi quando viene finita l'arca. E la porta fu chiusa. Il giudizio non viene fin quando la porta non viene chiusa. Con buona pace di quelli che dicono che la Chiesa passerà la tribolazione, la Chiesa sarà rapita prima della tribolazione. Infatti, quando nella lettera ai Tessalonicesi dice: ma prima deve essere rimosso ciò che impedisce la manifestazione dell'Anticristo, non è lo Spirito Santo quello, è la Chiesa, perché finché la Chiesa è sulla terra il giudizio non può avvenire. Finché Lot è stata a Sodoma, il giudizio non è venuto. Finché Noè non è entrato nell'arca, il giudizio non è venuto. Finché la Chiesa non entrerà nell'arca, il giudizio non può avvenire. Finisco davvero? Dio ci ha creati per amore prima ancora che per assolvere il compito di schiacciare. Certo che ci ha creati per amore, ma con uno scopo.
Dio fa sempre cose con uno scopo. Certo che ci ha creati per amore, ci ha fatto nella sua immagine. Ma in questo progetto, se tu guardi tutta la storia della scrittura, più vai avanti, più si vede questo nemico che è già presente in Genesi e che viene eternamente punito tramite il Dio fatto uomo, stritolato sotto i piedi della Chiesa. Romani 16, il Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi, e noi partecipiamo a questa grande vittoria di Dio su questo tremendo nemico, e questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli in Gesù Cristo. Che cosa intende il ministero della morte? È la legge. Il ministero della morte è la legge. Quando la legge viene data sul Sinai e Mosè scende, 3.000 morti. Il ministero della vita è lo spirito. Quando viene lo spirito, Pietro predica 3.000 salvati. In Atti 2 si battezzarono 3.000 persone, dunque pensi che erano solo adulti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché nella mentalità ebraica i bambini fino a 12 anni non partecipavano alla vita pubblica. Assolutamente sì. Ok, abbiamo fatto tardi, però io spero, ovviamente io non ho la pretesa di aver detto la verità, dico quello che credo. Ovviamente lasciate che poi sia lo Spirito Santo a testimoniarvi dentro di noi, e se c'è stato qualcosa che non era buono, Paolo dice: vagliate ogni cosa, ritenete ciò che è buono, perdonatemi e benedicetemi. E beneditemi. Benedicetemi, è sempre L'ha professore detto di lei. italiano. È stata lei. Ci vediamo prossimo martedì, sesta lezione, parleremo di demoni, liberazione e demonologia. Ciao, Dio vi benedica.